questa convocazione in sede, quando sono arrivato lì mi hanno proposto il contratto che ho firmato, non ho neanche testimoni, non ho guardato cifre, non ho guardato niente. In bianco. No, ho firmato, basta. Questa è una cosa, ripeto, una bellissima sorpresa. Penso per il lavoro che è stato fatto, quindi però non obbligata o non organizzata, ripeto, eravamo dopo l'allenamento e se ti ricordate Mattia mi ha detto mi puoi venire un attimo, ho detto ti aspetto il direttore 6:30 in sede, e te che ci fa che è successo. e invece sono andato lì, c'era il contratto. Dai, fammi firmare, guarda che ma sono anche un po'. Dai, non mi rompere e ho firmato. Sicuramente però è un attestato di grande stima e di grande fiducia che non è mai mancata. Non è mancata perché pur con magari situazioni di non felicità, magari per gli ultimi due risultati, però in ogni caso partire dal presidente a cascata per ruoli ho sempre avuto la sensazione di poter lavorare con tutta la voglia, con tutta la determinazione, con tutto lo stimolo che mi porto dentro io come persona. Il presidente lo conosciamo e quindi è così, no? E io sono già, non mi ha spostato di molto il comunicato, ha fatto chiarezza, ha messo dei punti su quello che la Ternana vuole raggiungere alla fine di questa stagione, che non sarà un risultato semplice, no? Lo vediamo ogni domenica, quindi sicuramente l'avermi dato di nuovo fiducia, rinnovato di nuova fiducia è un segnale che piacerebbe a loro, così come piacerebbe a me, perché ho accettato senza indugi poter fare un percorso veramente significativo. Io ritengo che questa squadra ha delle qualità importanti e migliorabili, e quindi questo fa sì che tu possa lavorare in quel senso. Non mi piace vincere, come detto, tutti vogliamo vincere. Secondo me è una continuità di risultati, una continuità di mentalità, una continuità di prestazioni determina dove puoi arrivare. Non mi ha sorpreso nel comunicato della società, perché io con il presidente, quando ancora non avevamo ripreso il campionato, già penso che non abbia spostato neanche loro da quello che è il loro obiettivo, perché l'obiettivo della squadra è ben chiaro in tutti i suoi componenti e basta vedere l'approccio a ogni allenamento e a ogni partita. Poi dopo si può fare bene o meno bene, però questo è determinato spesso da altre circostanze che non è la volontà dei ragazzi di fare sempre bene. E quindi per quanto riguarda il mio rinnovo, qualcuno l'ha preso in giro, qualcuno ha detto hanno finito i soldi, insomma le solite cose. Però io ho un rapporto con i miei giocatori che dall'inizio è sempre stato molto schietto e reale, quindi anche in questi momenti loro hanno la possibilità di farmi la battuta, perché tanto mi conoscono e sanno che tanto se non devo giocare non gioco lo stesso, non è che c'è il pianaggine o che cosa.